dopo l'Atlante dei Partigiani presentato al pubblico nel 2017, quest'anno l'ANPI, in occasione del 25 aprile, ha presentato l'Atlante degli antifascisti della provincia di Oristano. L'Atlante contiene 186 biografie di antifascisti, alcuni molto noti al grande pubblico, altri meno famosi, ma comunque hanno fatto la loro parte. Tra questi molto noti ci sono Flavio Bisonera e Francesco Fancello, che sono anche partigiani, e Antonio Sanna e Davide Cova. Flavio Bisonera è stato insignito dalla medaglia d'argento alla memoria per la resistenza, è un antifascista della prima ora, partigiano combattente, giustiziato dai tedeschi con la falsa accusa di aver fatto parte della congiura che portò alla morte del colonnello repubblichino Bartolomeo Fronteddu. È conosciuto nel Veneto come il medico dei poveri per la sua grande dedizione, appunto, alla cura dei più indigenti. Francesco Fancello è un personaggio di primo piano, messo in Sardegna dell'antifascismo militante, amico dei cari Brigata 90 dell'antifascismo nazionale. Subisce una sequenza interminabile di persecuzioni, carcerazioni, condanne al confino, una serie di soprusi incredibili. Davide Cova è il primo sindaco di Oristano, anche lui ingegnere, antifascista, ingegnere capo per concorso del comune di Oristano. Ha realizzato opere fondamentali come l'acquedotto, i giardini pubblici, le scuole elementari di via Solferino e anche la scuola d'arte applicata, che per ritorsione nei suoi confronti, che aveva rifiutato di prendere la tessera del TNF nel 29, venne chiusa dal governo nel 30.